avanti dal cliente. Un'esecuzione buonasera. Corretta. Buonasera, dottore, come va? Sera. Tutto bene, tutto bene. Sto ascoltando. Ah, vedi chi c'è stato. Presidente. Ciao, ciao a tutti. Oh, ciao, ciao. Giorgione. No, è la fine. Ciao. Purtroppo sto in modalità pigiamone di flanella, per cui un po'. Faccia vedere sto pigiamino. Faccia vedere sto pigiamino. Siamo curiosi, però. Vogliamo il pigiamino di Mr. Rip. Bellissimo. Ah, dai, beh, dai, guarda che spettacolo. Capolavoro. Dignitoso, ecco qua. Però col colletto alzato, col colletto che alzato. Bello, vabbè, tiene caldo. Immaginiamo, scusate l'introduzione così a gamba. Stavo ascoltando un pezzo di live, ho preso un po' di appunti. Abbastanza sconcertato. Volevo capire, c'era un ragazzo prima che diceva che quando gli è stato chiesto da Fedez di che si tratta, ha parlato. È un progetto didattico, ho capito bene? Sì. Esattamente. Che didattica c'è nel copy trading? Tu insegni ad utilizzare degli strumenti offerti da una piattaforma, da un broker, tra i quali c'è anche la nostra strategia, ma non solo questa. Cioè, comunque è un progetto che clic e copia tizio, questa didattica. Allora, attenzione, non è un semplice copia, ci sono molti più parametri che vanno inseriti. Bisogna inserire anche la tipologia di stop che tu vuoi avere, la tipologia di proporzione, la tipologia di, per esempio, non so, moltiplicatore dei trade che vengono piazzati, e questa è una cosa. Poi voglio dire, questo progetto, questi okay. PDF, la queste cose sono linee da delle corse, delle lezioni, queste cose sono tutorial, sono attivi, esatto, per favore fammi finire, scusa, sono attivi da 10 giorni. Noi abbiamo in questo momento su un drive qualcosa tipo 30 post, 30 contenuti che parlano in generale di guadagna con l'intelligenza artificiale, sfrutta questo sito web che magari puoi rivendere. Sì, per esempio, puoi creare come freelancer un servizio dove utilizzi alcune intelligenze artificiali, vendere servizi, è molto più ampio di così. Ci sono. Che c'entra col trading? No, anche non inerenti al trading. Quello che sto dicendo è, ci sono tanti di quei contenuti in questo momento, tante di quelle cose, e voi in questo momento avete preso. Pasqualone. Due PDF ti vi da 10 giorni, e sulla base di questo stai dicendo dov'è la didattica, dov'è, è un servizio finanziario, cioè tutte cose che non sono coerenti. Poi anche a disclaimer, a quello che è la tipologia di conversazione che si ha col cliente medio, del modo in cui viene concluso. Vabbè, il contratto medio, il modello, il succo, la ciccia è copiate il trading di voi. Ovviamente questo è il prodotto attraverso il quale monetizziamo, ma su questo non c'è niente di male. Ogni azienda deve avere un prodotto, può avere anche un newsletter, quale altre cose. Il trader da copiare? Quale sarebbe il trader famoso? Siamo noi. Allora, il copy trading è testato a me, poi ovviamente non ci lavoro soltanto io, ci lavorano anche altri strumenti. È un famoso trader, professionista con risultati comprovati. Non sono un famoso trader, famoso non lo sono, però ho risultati comprovati. E comprovati da dove? Quale audit è stato fatto? È stata fatta la verifica del rendiconto degli storici della piattaforma di trading, dei conti su quali opero, e non di uno solo, ma di decine di conti. E peraltro, Sasha mi conosce. Per avere una verifica seria, ci sono tu puoi, pochi tu puoi benissimo, puoi, sì, puoi benissimo controllare tramite FX Blue, MyFX Book, sono tutte delle piattaforme che tramite il broker. Ma FX Book è una ciofeca, è fakeabile da antico. Aspetta, andiamo piano. In che senso è fakeabile? Quanti anni di storico abbiamo? Cioè, sono 10 anni di beauty performance? No, no, non sono 10 anni storico. Noi stiamo utilizzando degli strumenti per filtrare gli ordini che mettiamo nel copy trading, che sono dei software che hanno 3 anni di storico. Lo storico più lungo utilizzato da uno dei software che usiamo per mettere gli ordini ha 3 anni di storico. Però attenzione, sono 3 anni di storico fatti dal programmatore che ha programmato questo software, che poi dà questo prodotto che utilizziamo noi trader e altre persone. Poi noi abbiamo questo copy trading attivo senza averlo aperto ai clienti quasi da 6 mesi, forse sono 5 mesi, qualcosa del genere. E poi c'è una cosa che si chiama backtest, che per quanto impreciso, per quanto abbia le sue difficoltà intrinseche, irrilevanti in questo caso qua, non sono irrilevanti, sono fondamentali. Sono un attimo curioso di capire, cioè, quindi c'è qualcuno di voi, tu personalmente, che fa le trade e gli altri copiano? Cioè, tu sei il trader che fa le trade? Io faccio trade sì, sul mio conto, e il broker mette a disposizione uno strumento per fare proprio tramite un software copia e incolla di una parte dei trade che faccio io. Esattamente. Quindi tu sei il trader, forse okay. Cioè, quando si parla di trading, quantum trade AI, perché l'intelligenza artificiale c'è. Quantum trade AI. Sì, ok.
quanto ci deve essere il futuro? Si parla di intelligenza artificiale, ma non nel settore che opera nel mercato. Aspetta, credo che se aspettiamo altri 2-3 mesi di andato, ma anche buttarci dentro blockchain. Musiche, raga, scusa. Tanto torna di moda. No, volevo. Mi sono perso un pezzo importante del mondo del copy trading didattico. Quant'è la percentuale che si prende dai profitti ogni mese? 30% hanno detto, il 30%. 35%. 35%, quindi non solo il trading deve essere particolarmente di successo, ma deve essere proprio fortissimo. Che percentuali di ritorni avete? Perché se un mese fate più 30% e il mese dopo fate meno 20%, gli ultimi 5 mesi sul copy presente su Vantage la media del 5,5 qualcosa. 5,5% al mese? Sì. Ok. Con un dato massimo del 27%, che è importante perché denota, okay, insomma, il rapporto rischio rendimento che puoi avere. Quanto fa? Mettiamo fosse 5,5% al mese. Se la media rimane questa, se la media rimanesse 5,5, sarebbe tipo 65% all'anno, qualcosa del genere. 67. Aspetta, 5,5% al mese, 65 l'anno? Beh, come? Quanto fa il 5,5% al mese sull'anno? Per 12. 5 per 12, 60, 0,5 per 12, 6, 66. Non ho bisogno di fare altre domande. Il solito test del capire se la gente capisce il test dell'interesse composto è stato già fallito. Ok, grazie. Non ho altro da dire. Allora, attenzione, non voglio più scrivere questa cosa dell'interesse composto. Allora, faccio sentire l'orità del soldo. Cosa ne puoi sapere? 120 l'anno, già mi dimostrano le loro skill. Scusa un secondo. Allora, figurati, non ti preoccupare. Voglio spiegare cosa interessa con voi. Senza dati uno che giudica, va bene. Allora, per spiegare quello che ha detto. Questo commento di anima è bellissimo. L'interesse è composto, cioè qua dipende se non ritiri i soldi. Raga, ragione. Ragazzi, è matematica. Il cliente ha consigliato per ogni mese. Ha parlato di interesse composto, se rimane i soldi e non ritirano. Ha senso il discorso che fa, ma se ritirano, quindi non ha messo un'altra, diciamo, anche se non è costante quel 5%. Fatevi parlare un attimo, ragazzi, così rispondo. Quello da cui copiate fa il 5,5% al mese e quello da cui copiate va avanti, non fa 60 l'anno. Attenzione, perché voglio rispondere a stessa cosa. Se io ho un conto da, per esempio, 1000 euro, io non apro con 1 euro, 10 euro i miei trade, li apro in lotti, che sai già cosa sono, no? 0,01 lotti corrisponde a una certa quantità di euro poi convertiti sulla base della valuta che sto comprando. Nel momento in cui io apro, per esempio, 0,4 lotti al mese con un conto da 1000 euro e faccio il 5%, quindi faccio 50 euro, il mese dopo non è che posso aprire 0,0423 lotti perché il conto è arrivato a 1050, sarà sempre 0,04 perché c'è un minimo di lottaggio che io posso aprire, quindi non posso arrotondare. Io potrei fare quel genere di interesse se avessi magari 10.000, 100.000. non va cavallate così. Questo è il discorso. Poi, attenzione, l'interesse composto, anche qui c'è un errore che è una percezione sbagliata, che è per forza ogni mese. Io posso un mese essere in pari, un mese essere in negativo del 10%, e quindi io quei 4 mesi che recupero la perdita fatta nei 2 mesi prima, mi sono già mangiato la possibilità di fare interesse composto quest'anno. Per esempio, se io perdo da 10.000 e perdo 2.000, arrivo a 80. Particolare di ritorni. Nel senso, perché se sono in 2 mesi di fila, non sono in profitto. Non ce la fai a far finire di parlare. Purtroppo non è Va bene, parla tu. Posso rispondere un attimo io, che qui c'è stato casino, cioè il discorso è, ha ragione lui, se te ragioni così con 5% c'è l'interesse composto, il fatto è che i clienti sono tutti dentro un canale privato dove noi mensilmente gli consigliamo personalmente, come facciamo noi, di prelevare quelli che sono i profitti. Perché è bene che intaschino soldi, cioè veramente è un progetto che vediamo a lungo termine. Conviene che rimangano dentro, no? Se voi fate il 5% al mese. Cioè, a me converrebbe fare CPA col bacino d'utenti che avrebbe anima, porterei in tasca 1 milione di euro nel giro dei 6 mesi senza avere problemi. Il problema è che non lo facciamo, non è un discorso. Dire che il 5% lo restituisco, gli consigliamo di ritirarlo, ma che discorso è? Sta diventando un investimento se stai investiti a lungo termine. Fate 5% al mese, che non dovrebbe trading, non è giusto. Giorgio, se vuole aggiungere una cosa e poi parla uomo, così passiamo all'altro argomento.
No, volevo solo fare un appello a chiunque ci sta vedendo, non fate trading, ragazzi, non fate, oppure se volete farlo, fatelo per davvero. No, non fate copy trading, neanche sotto minaccia. Non è trading. Non fate trading da soli, magari, che magari se non avete mai fatto. Fate copy trading, non fate trading in generale. Pensate a far soldi in altri modi e investirli in maniera passiva a lungo termine. Non fate trading, non fate copy trading. Non fate copy trading perché avete visto da qualche youtuber, non fatelo. Ok, giusto questo qua. Appello a chiunque ci segue. Grazie Giorgione. Un abbraccio, ragazzi, Giorgio. Grazie, allora, ciao. Palle.